Cari amici, in questa breve, rapida, essenziale lezione andiamo a parlare di un argomento di grammatica noto a molti. E perché? Perché è noto anche e soprattutto, non solo, ma in parte anche ai madrelingue, cioè noi stessi, si vedono molti errori di questo tipo. Non si va a distinguere bene qual è la funzione del c'è con la funzione del c'è. E questa lezione è dedicata appunto alla differenza. Qual è la differenza e come si usano, come si devono usare, perché è grammatica, è la base della lingua italiana. E noi, soprattutto italiani, lo dico perché molti madrelingua, mentre scrivono i messaggini su WhatsApp, sbagliano e scrivono c'è con l'accento o c'è senza accento, eccetera, eccetera. E sbagliando anche il concetto che è legato all'utilizzo del termine giusto, c'è e c'è, ok? Si pronunciano anche diversamente. Andiamo a vedere la differenza, l'importante differenza tra questi due. La differenza fra c'è e c'è. Sempre più spesso nell'italiano scritto si nota che le due espressioni c'è e c'è vengono confuse e usate una al posto dell'altra, purtroppo anche dai madrelingua. Queste due espressioni hanno invece due significati totalmente diversi e usarle in modo errato costituisce un grave errore. Ci sono, l'ho già spiegato in altre lezioni, adesso non mi viene in mente, però ci sono alcuni termini nel parlato, soprattutto nell'informale grammaticale, che possono essere un po', diciamo, variati, cambiati, cioè la licenza, diciamo, dell'italiano, poi come per tutti, è quella un po' di adattare la propria lingua alle esigenze. Però poi ci sono certi errori che sono gravi, come abbiamo detto adesso, cioè questo errore è grave perché se si scrive sbagliato, si ha anche proprio il concetto sbagliato che non si sta parlando nel modo giusto. E adesso vi faccio vedere la differenza fra il c'è, cioè c'è, e il c'è, che è un c'è e basta. Vediamo quindi appunto di fare chiarezza. C'è, c'è, verbo essere, è, in questo caso con l'accento, è del verbo essere. C'è è la contrazione di c, avverbio di luogo, ed è terza persona singolare del verbo essere. C'è è quindi una forma del verbo esserci, che significa essere presente, esistere, trovarsi, succedere, essere qui, essere lì. Io ci sono, tu ci sei, lui, lei c'è. Noi ci siamo, voi ci siete, loro ci sono. E molti esempi descritti sono di questi. C'è qualcuno che beve solo caffè. Quindi esiste qualcuno che beve solo caffè. Esiste, si può sostituire il c'è con l'esiste in questo caso. Non c'è più speranza. Non esiste più speranza. E notate che nelle frasi che vediamo l'unico verbo è quello è dell'essere, non c'è o c'è qualcuno, esserci. In sala c'è un tappeto, esiste un tappeto in sala si trova un tappeto. Che cosa c'è? E cioè, che cosa succede? Che cosa capita? Che cosa è avvenuto? Che cosa succede? Sì. C'è molta gente in questo teatro, è presente molta gente in questo teatro. E notate, ripeto sempre, che il verbo in queste frasi è solo questo verbo essere, è, c'è. Vediamo cosa c'è in TV, vediamo cos'è presente in TV, cosa danno in TV, cosa la TV trasmette. Oggi la maestra non c'è, oggi la maestra non è presente. C'è un posto per ogni cosa, quindi esiste un posto per ogni cosa.
Adesso andiamo a vedere il ce, pronome o avverbio. Il ce può essere un pronome atono che significa a noi ed è di solito usato insieme ad un altro pronome, lo, la, li, le, ne. Esempi. Ce lo puoi spiegare meglio? Lo puoi spiegare a noi meglio? Quindi quel ce vuol dire a noi. Non ha niente a che fare con esserci, sono due cose diverse. Prima abbiamo visto c'è di esserci, esiste, adesso è questo è ce lo puoi spiegare meglio? E infatti il verbo è spiegare, non è esserci, è spiega meglio a noi, se puoi. Spiega meglio a noi, lo puoi spiegare a noi meglio? Altro esempio. Ce la spediscono domani. La spediscono a noi domani. Quindi il verbo è spedire, non si sa cosa, la lettera, la busta, eccetera, eccetera, ma la spediscono a noi. Ce, a noi. Ce ne serve ancora. A noi ne serve ancora. A noi ne, cioè di quello, a noi serve ancora di quel qualcosa. Non si sa, è sottointeso perché fa parte di un altro discorso, però la frase è questa. Quindi in questo caso il verbo erano spiegare, spedire e servire, serve. Nel secondo caso, molto simile, molto vicino, ma comunque molto distante dal c'è, nel secondo caso il c'è è un avverbio di luogo che significa lì o là ed è di solito usato insieme ad un altro pronome, lo, la, li, le, ne, che sono sempre gli stessi che abbiamo visto prima. Di film da guardare ce ne sono molti. Lì ne sono molti, come dire lì o là, cioè sono presenti. Ma da guardare ce ne sono molti. Ce li ho messi io i libri su quello scaffale. Quindi là li ho messi io i libri sullo scaffale. È un rafforzativo, diciamo, per enfatizzare proprio che è accaduto, che qualcosa è successo, c'è da guardare il film, ce ne sono molti, ce li ho messi io i libri sullo scaffale. E poi il terzo caso abbiamo ce, pronome, complemento o rafforzativo. Un rafforzativo usato in alcune forme verbali, pronominali, come farcela, riuscire, avere successo o portare a termine un'azione, un compito. Quindi gli esempi sono ce la faremo, ce la faremo, quindi è un rafforzativo al pronome, noi ce la faremo. Non ce la faccio, ce la fai a sollevare quello scatolone? Non pensavo di vincere il concorso, ma ce l'ho fatta. Ce la fate a passare qui stasera? Carla non ce la fa a correre così veloce. Ok, notate che in tutti questi esempi c'è un verbo che è faremo, faccio più, faccio, sollevare, ce l'ho fatta fare, fate, fare di nuovo. Carla non ce la fa, quindi è sempre un fa, anzi in questo caso io ce la fai, ecco, ce la fai a sollevare. Quindi è sempre un farcela legato a quello che abbiamo detto prima, legato al pronome. Quindi leggo il ce al fare e non è un ce, non è un ce aperto, adesso ve lo dico esageratamente aperto, per dirvi che è quel ce con l'apostrofo e con l'accento, con la e accentata che significa esserci, c'è qualcuno, c'è esserci qualcuno. Quindi distinguete bene questi tre casi che abbiamo analizzato adesso con il ce e il primo caso con il ce, perché sono due significati, hanno due significati assolutamente diversi. Questo vale ovviamente per tutti quelli che mi ascoltano, che ringrazio perché con tanta pazienza ascoltano le mie lezioni, anche se ogni tanto cerco
di adattare un po' a seconda del pubblico e dei feedback che ho da voi che mi scrivete un po' le lezioni per riorganizzare e farvi capire il meglio possibile i concetti, ma vale anche e soprattutto per quelli che, ahimè, si sono un po' dimenticati il senso di c'è e c'è, e quindi ha bisogno di fare un ripassino. Anche gli italiani hanno bisogno ogni tanto, me compreso, su alcune cose abbiamo sempre bisogno di fare un piccolo ripassino e di ricordarci e migliorare ovviamente le nostre capacità sia linguistiche che culturali e tutto il resto. Bene, amici, la semplice lezione termina qui. Come sempre vi chiedo un seguimi o un like. Un saluto a tutti gli amici che mi scrivono e che ci scrivono continuamente, perché riceviamo commenti, riceviamo email, cerchiamo di rispondere a tutti e di seguire il percorso delle lezioni da voi richieste continuamente, di stare aggiornati. Itapertutti.blogspot.com. Siamo su tutti i social, dove settimanalmente aggiungiamo slide o piccole immagini o piccoli esempi. Quindi arricchiamo quello che è il semplice panorama dei video e diciamo carrellata dei video che trovate su YouTube. Attivate le notifiche comunque, così il prossimo sabato ci vedremo di nuovo qui. Avete la notifica che c'è un'altra lezione di italiano per tutti. Ci vediamo nella prossima lezione di italiano per tutti. Ciao!